Mi è capitata questa cosa che penso mi possa essere d'aiuto. Contattò un'azienda per parlare di un film e mi disse: Dario, ne devi parlare bene. E io ho detto: aspettate, prima fatemelo vedere perché non so se mi piacerà effettivamente questo film. E loro mi dissero una frase che mi colpì molto, ma in senso negativo. Mi dissero: te, Dario, però non sei un recensore, tu sei un promoter. Allora dissi: ok, allora. Tieniti i soldi e io non ne parlo di questo film, a prescindere. Ecco, secondo me, al giorno d'oggi, questa narrazione del pubblicizza questo prodotto a tutti i costi non funziona. Devi trovare al massimo la scarpa giusta per il piede giusto, cioè quel content creator che si presta bene a quel tipo di prodotto e deve essere un prodotto bello. Quindi queste sono le operazioni che funzionano. Tanto ormai voi, che avete 20 anni, 25 anni, siete allenatissimi alle prese per il... Basta vedere cosa è successo ultimamente. È inutile cercare di prendervi in giro perché siete più furbi delle aziende stesse. Quindi conviene più essere sinceri con il pubblico, nel bene e nel male.